per la seconda volta la città ha individuato, anzi per l'ennesima, perché se guardo anche alle elezioni al Consiglio regionale, se mi guardo indietro di 5 anni, se osservo quello che è accaduto in queste ore, in questi giorni, per l'ennesima volta la città ha riconosciuto in me una figura rappresentativa e per esigenze totalmente svincolate dalla qualità del buon governo, della predisposizione ai percorsi amministrativi, ma per contrapposizioni di parte o d'altro, si delega e non c'è in qualche modo la visibilità reale di una proposta completa. Non voglio sminuire chiaramente la vittoria di Biondi, era una cosa anche naturale rispetto ai 5 anni di governo, anche statistica lo possiamo dire, però obiettivamente nei miei confronti questa grande condivisione di consenso, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale. La chiusura è stata una cosa di un trasporto emotivo incredibile. Questo elemento di grande consenso mi carica di orgoglio, ma anche di grande responsabilità, perché da questo momento il mio ruolo è quello di difendere l'Aquila e per la sua storia, per la sua cultura, attraverso una figura che è stata riconosciuta, e dico ampiamente, dall'elettorato. Alla luce dei sondaggi che già nei mesi scorsi davano il sindaco dell'Aquila a percentuali altissime, e quindi quando mi è stato chiesto di candidarmi, io sapevo benissimo che era una sfida difficile, ma non ho voluto fare l'opportunista, cioè quella che si tira indietro dalle sfide difficili. E ho ritenuto giusto accettare la sfida e credo che ne sia valsa la pena. Perché le persone che ho messo insieme sono straordinarie, competenze, moltissimi giovani. Naturalmente continuerà il mio lavoro parlamentare, che è un lavoro parlamentare utilissimo, di cui il sindaco si è molto giovato, perché se il sindaco ha potuto aumentare il suo appeal è anche grazie al fatto che ha avuto tante, ma tante risorse come nessun sindaco nella storia dell'Aquila.